Un pareggio che fa sorridere a metà, anche se comunque torniamo a far punti dopo due sconfitte. Voglio partire dallo stato d'animo. Com'è in questo momento lo stato d'animo dell'Empoli? Dopo 7 gare che non vince, una squadra che tutti avevano indicato per andare diretta in Serie A, voglio capire psicologicamente come state vivendo il momento. Ma sicuramente per la partita di oggi c'è un po' di rammarico perché siamo andati in vantaggio noi e perché il loro pareggio è arrivato a pochi minuti alla fine. Però c'è stato un cambio, quindi credo comunque la squadra abbia lottato, ci abbia provato. Poi siamo rammaricati per il pareggio, ma comunque è un punto di inizio per il proseguo. Come sono stati questi primi giorni con il nuovo mister, con Roberto Muzzi? Quanto è cambiato l'Empoli e quanto forse ancora cambierà secondo te? Ma l'Empoli penso che la prima cosa che debba cambiare, cioè, o meglio, l'aspetto principale è quello di noi giocatori che scendiamo in campo. Il mister è arrivato da poco, quindi ha cercato di trasmetterci i suoi dettami tattici, però ripeto, la differenza poi la dobbiamo fare noi che andiamo in campo. E oggi c'era tanta voglia di portare a casa il bottino pieno, peccato per il finale. Tu sei praticamente qua dal primo giorno di ritiro, io ti chiedo se secondo te, secondo il gruppo, c'era veramente bisogno di questa scossa. E poi siccome si è giocato, ti chiedo anche del gol, perché insomma, sei tornato a fare gol, era importante. Lì per lì forse non ci credevi nemmeno te che entrasse in porta, di la verità. Ma in realtà io ho cercato di metterla su quel palo, poi non l'ho presa benissimo e sono Ti sei un stato. po' voltato, come dire, ormai è fuori. No, in realtà ho seguito la palla. In realtà ho seguito la palla e poi è andata bene che è andata a fil di palo. Per quanto riguarda invece la necessità eventuale di questa scossa, ritieni, come Leonardo Mancuso, ma come gruppo, che ci fosse stato veramente bisogno di questo? Ma queste sono scelte che prende la società. Noi giocatori dobbiamo attenerci a quello che loro decidono. E il compito, ripeto, il compito nostro è quello di noi singoli giocatori scendere in campo e cercare di fare il meglio. Senti, l'Empoli ha i mezzi, no, tecnici, lo sappiamo, per stare anche molto più in alto. Adesso cosa dovete essere bravi a fare? A saper soffrire, a fare aggomitate, mi viene da dire, con le squadre che sono lì in mezzo alla classifica, a metà classifica. Ma oggi io credo che l'abbiamo fatto perché non sempre si può giocare, diciamo, col fioretto, anzi oggi penso che dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo un po' diciamo sofferto le giocate del Venezia, ma noi ci siamo messi a noi abbiamo sofferto, abbiamo, ci siamo messi lì tutti compatti per cercare di portare a casa il risultato. E il risultato credo non sia arrivato per un episodio, perché alla fine nel secondo tempo non il primo sì, ma nel secondo tempo non ricordo grandi occasioni del Venezia. Noi abbiamo sofferto cercando di tenere il risultato, poi peccato per l'episodio finale. Della sofferenza, insomma, avete fatto voi attaccate un grande lavoro difensivo oggi. Sì, perché nei momenti è sempre il sacrificio degli attaccanti è determinante. Io credo poi nei momenti appunto dove come questo dove bisognava cercare di tornare a vincere, il lavoro di noi attaccanti è fondamentale, dobbiamo essere i primi difensori, infatti credo che il lavoro di sacrificio ci sia stato nostro, ma da parte di tutta la squadra che si è messa lì e ha lottato su tutti i palloni per portare a casa i 3 punti. Sei un giocatore di esperienza, uno dei calciatori più importanti di questa squadra. Ti chiedo se c'è la tranquillità di dire sì, noi siamo quelli che eravamo quest'estate, l'obiettivo rimane quello. Forse in questo momento conviene magari guardare più gara per gara e magari metterlo un po' anche nel dimenticatoio, quell'obiettivo, quell'ossessione di tornare in Serie A. Ma io credo che noi dobbiamo cercare di fare un percorso di crescita a livello proprio di squadra. Ora c'è stato questo cambio in panchina, ma ripeto, quello che conta di più è come interpretiamo noi giocatori e penso ci sia da lavorare tanto, ma il processo di crescita secondo me c'è e può essere fatta alla grande. Poi, ripeto, in questo momento la classifica è l'ultima cosa da vedere, quello che c'è da fare è lavorare giorno per giorno per cercare di creare qualcosa importante. Chiedo se c'è più soddisfazione per essere tornati a far punti o più dispiacere perché insomma anche oggi alcuni problemi si sono trascinati durante la gara.
Ora noi è squadra con un nuovo allenatore. Mi piace un punto, ma non mi piace perché io voglio 3 punti. E piano piano con questo allenatore facciamo il nostro lavoro e poi ci vediamo. Senti, sei tornato titolare a giocare dal primo minuto, sei contento della tua gara? Non capisco ancora. How are you happy for your match from the start of the match? Ora, sì. Yes. Va bene, io sono happy, ok, ma non happy per mia squadra, perché mia squadra 1-1. Ma ok, come prima, un punto è un punto. Vai. A tuo avviso serviva una scossa, serviva un cambio di allenatore? Questo allenatore mi piace perché giochiamo la palla, giochiamo e ora proviamo questo. Partita a partita, ci vediamo come meglio, capito? Secondo te l'Empoli può crescere ancora? È sempre la Serie A l'obiettivo di questo Empoli? Ha detto per la Serie A? Sì. Ok. Ora proviamo, noi giochiamo a Serie B. Se partita a partita, come prima, facciamo una bella strada per Serie A. Ti chiedo, quali sono state le difficoltà maggiori oggi contro questo Venezia, che ha giocato bene? Difficoltà sempre uguale. Tutta squadra è forte e sempre partita a partita è differenza. So, facciamo così. Okay.